come sempre, non c'è nessuno con cui passare il mio tempo. Anche se in realtà, volendo, invece che andare in palestra, potremmo già iniziare a pensare di andare a Kikyoji. Però la palestra è un filo più utile, perché ci sta aumentando di un botto i nostri punti vita. Siamo al livello 43 e siamo già oltre 500 di vita. Io vorrei capire come fa la gente a portare Ryuji, Morgana e tutti gli altri al 999 di vita. Come diavolo fa? Cioè, lo so che dovrei usare il Jets Club, ma è un metodo molto lungo e molto dispersivo. Visto che gli HP sono quasi il doppio degli SP, direi di iniziare ad andare al tempio. Voglio livellarli allo stesso modo, anche se gli SP guadagnano veramente molto di meno rispetto agli HP. Ma tutto questo perché? Perché mi è venuta la malsana idea, quando sarà che ci arriviamo al finale e quando probabilmente riprenderò a fare le live, visto che in questo momento sono un attimo fermo, di fare una run solo player, io con le mie persone contro il mondo da solo. Oh, ridendo e scherzando, comunque le carte bianche andando da Yusuke stanno calando piano piano, eh. Quindi andiamo a Kikyoji e ci andiamo a potenziare. Salve monaco, sono venuto a rafforzare il mio spirito. Il tempio è stato sbloccato. Ragazzo, cosa ti porta da queste parti? Nei tuoi occhi scorgo emozioni molto intense. La passione non è un male, a patto di capire quando calmare il proprio cuore. Perché oggi non stai un po' qui, solo e tranquillo? Il silenzio potrebbe portarti consiglio. Calmare il proprio cuore, meditare. Ci aumenterà gli SP. Vuoi meditare al tempio? Assolutamente. Ok, parliamo al monaco. Molto bene allora, fai con comodo e rilassati. Grazie fratello monaco. Bello. È incredibilmente silenzioso qui, se pensi che ci troviamo di fianco al quartiere commerciale. Queste macchie scure sul pavimento di legno sembrano quasi ombre. Magari le graffi un po'. Nah, oggi vi è andata bene. Oh, che bella sta immagine comunque. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? No, sono concentrato, Morgana. La voce di Morgana si fa sempre più distante. Ehi, avrò chiuso la finestra della mia stanza. Non sono riuscito a concentrarmi. Perché ti agiti tanto? Eri davvero concentrato? Nah, mi faccio ancora distrarre da pensieri vani, purtroppo. L'espressione sul volto è un po' cambiata, forse ora la tua mente è più rilassata. Non abbastanza, Morgana. E la cosa purtroppo negativa di andare al tempio, a differenza che andare in palestra, è che otteniamo solo SP, come andare alle blank ci fa solo HP. Sì, è un po' una perdita, però se vuoi aumentare di tanto, dovremmo iniziare a stare molto qui al tempio, perché arrivato al massimo livello ci dovrebbe dare 12 a botta, e non sono male. E la cosa negativa è che non ci sono oggetti come in palestra, che e ti aumenta ancora i bonus. Peccato. Ora manca solo un giorno e mezzo al risveglio di Futaba al fermare Majed. Qualche grado in meno andrebbe già bene. Oh, ma nessuno che vuole uscire con me, ma è incredibile sta cosa. C'è Oya. Se proprio vogliamo passare la serata di merda, c'è Oya. Però, effettivamente, forse dovremmo iniziarla a fare. Dovremmo iniziarla a fare perché così sblocchiamo anche lei l'evento del metaverso, quando sarà possibile, ovviamente. E ce la leviamo dalle balle. Certo che vieni qui spesso. Non mi importa, basta che ti comporti bene, ok? Oya, oh no, ho dimenticato la persona, aspetta. Io però non vedo l'ora di fare il combattimento contro le due gemelle, devo essere sincero. Vorrei farlo già adesso, ma secondo me i nostri companion non sono ancora pronti. Secondo me loro non sono ancora pronti e finirei per fare una battaglia uno contro due. Quindi vorrei far arrivare almeno al livello 50 tutti i companion. Però forse il livello migliore sarebbe il 60. Vabbè che in realtà con tutti i potenziamenti che abbiamo, volendoci provare, ce la possiamo fare. Però a questo punto tenterei
quando tutti hanno fatto il secondo risveglio. Già abbiamo Han, Yusuke e Ryuji. Purtroppo Morgana, ad esempio, è legato alla storia, quindi non lo possiamo fare il secondo risveglio fino a che non andiamo avanti nella storia. Makoto ci manca poco e ci manca ancora qualche companion, quindi per adesso restiamo fermi così. Quando piove non riesco a scrivere, proprio non mi sento in vena. È inevitabile, finisco per venire qui a bere. Inevitabilmente, ok? Inevitabilmente. Siediti, hai qualche novità? Guarda, l'unica novità è che non ho nulla di meglio da fare se non stare qui con te. Cosa vuoi fare? Vuoi passare il tempo con Oya? Devo, quindi. Ma da dove le prendi certe informazioni? Questi fanatici sono spaventosi. Ehi, ti va un drink? Lo sai che non puoi dare da bere a un bambino. Un fan site. Oh, intendi il Phantom Site. Sì, non lo ripeterò mai quel nome. Non sapevo che fosse così popolare tra i liceali. Non l'ho mai seguito con attenzione. Se ne vale la pena, però, forse dovrei tenerlo d'occhio. Lugate, sono un ubriacone. Se si concentrano sui criminali da quattro soldi, i ladri fantasma non hanno proprio nulla da fare. Per come la vedo io, sono tutti minorenni e il loro leader è un babbeo perennemente annoiato. Wow, dovresti evitare le supposizioni. Hai ragione, la mia teoria è piuttosto traballante. Già. Inoltre, se bastasse un istante per risvegliare il cuore di qualcuno, non sarebbero di certo annoiati. Beh, non mi interessa molto scrivere articoli di intrattenimento sulle mode del momento. Ma vanno benone, giusto? Alcuni giornalisti che erano qui sembravano seccati della cosa. Giornalisti? Oh, intendi Nakao e gli altri. Vuoi davvero paragonarmi a quelle iene? Ah, non mi offendere. Dove lavoro li chiamano paparazzi alle loro spalle, ma io sono una vera giornalista. Wow, ne sono convinto. Ehi, non volevo il parere di un ragazzino. Agli articoli di intrattenimento servono a vendere copie. Non importa che siano veri, a nessuno interessano le vere notizie. Ah. Forse dovresti smettere allora. No, ho i miei motivi per continuare. Ma di questo passo? Ma se smettessi ammetterei la colpa della mia collega. Responsabilità congiunta, che stronzata. Non ha fatto nulla. Non posso smettere e non mi arrenderò mai. Accusata ingiustamente? Certo che sì. Anzi, lascia stare. Ma grazie a te ho avuto più tempo per le mie indagini. Scriverò un articolo che ti piacerà. Consideralo un segno della mia gratitudine. Me lo immagino, esclusiva. Tutto sui fantastici ladri fantasma. Digitate 110 per la giustizia. Che te ne pare? Tranquillo, farò sul serio. D'altra parte, te l'ho promesso. Già, io vengo qui solo per il nostro patto. Ubriacona da quattro soldi. Scoop sconvolgente. Wow. Sono sicuro che allora scriverai qualcosa di buono. Comunque, sei un tipo strano. Per venire qui a Shinjuku a quest'ora. Oh, chi è? Pronto? Aspetta, cosa? Posso parlargli? Davvero? Ok, vengo subito. Lavoro? No, ho già staccato. Scusa, ho degli affari urgenti da sbrigare. Metti tutto sul mio conto, Lala-chan. Ci si vede? Ma questa guida ubriaca? Diamine, è così infantile. Quando arriva qualcuno per qualcosa per il suo incarico preferito, si emoziona in quel modo. Comunque, non dovresti andare a casa tu? Già, dovrei proprio andarmene. E il mio fascino è aumentato. Già. E me ne vado. Ah, un'altra giornata andò e finalmente manca solo un giorno. Manca solo un giorno. Futaba si riprenderà? Chi lo sa. Visita. Oh, Takemi, però ho capito tutto, la visita, tutto quello che vuoi, però mi devi aumentare. Ho appena realizzato una roba tristissima, che anche questo è il rango 9, dovrò decidere se Makoto sarà il mio confidante amoroso oppure no. E sono molto combattuto sulla cosa. Sono molto combattuto. Non ci resta che aspettare. Ho bisogno di aiuto per la questione che riguarda Eiko. Sei libero? Makoto, sì. E credimi, sono ancora confuso sui miei sentimenti per te.
Grazie, con te accanto mi sentirò più sicura. Ma prima di parlare vorrei scoprire almeno qualche scheletro nell'armadio di Tsukasa. Pensavo di chiedere in giro nel quartiere a luci rosse. Mi accompagni? Assolutamente. Leggo spesso online storie su host terribili come Tsukasa, però per convincere Eiko ci servono prove concrete delle sue azioni. Alcuni promoter qui in giro potrebbero saperne qualcosa. Come diceva sempre mio padre, la ricerca di prove richiede lunghe camminate. Ok, quindi dobbiamo parlare semplicemente con queste persone. Ah, ce n'era un tipo nascosto qui. Vediamo. Che ne dici di passare nel nostro club? Ti faremo divertire davvero. Hai soldi però? Sembri un ragazzino squattrinato. Sto cercando un tipo che si chiama Tsukasa. Tsukasa? Bastardo, sei un suo amico. Direi proprio di no. Ha usato il trucco della bottiglia di sake. Te lo dirò una volta sola. Porta quella ragazza lontana da lui. Tsukasa ha rovinato molte vite. Rompe una bottiglia e per pagarla fa prostituire le ragazze di turno. È successa la stessa cosa a una mia amica. Cazzo. Ora abbiamo una prova. Dai, Eiko stacca tra poco. Aspettiamola davanti al locale. Bene, abbiamo trovato la nostra prova. Cosa vuoi? Eiko, il tuo ragazzo è noto nel quartiere come uno che adesca le ragazze e le costringe a vendersi. E probabilmente lo fa in combutta con la banda criminale. Devi andartene da qui. Davvero sei venuta qui solo per dirmi questo? Ah, sparisci, Makoto. Ne ho abbastanza delle tue sporche bugie. Ho la testimonianza di un promoter della zona. Non sei la prima qui Tsukasa ha raccontato la frottola della bottiglia di sake rotta. All'inizio non chiede molto, ma gli interessi si accumulano e alla fine chiede a tutte di prostituirsi. Ti prego, lascialo. Zitta! Per oggi ho già un appuntamento con lui nel suo locale, perciò sparisci. È da molto che aspetti, piccola? Sono venuto qui più tardi per via del tuo messaggio, ma vedo che sei già qui. Ehi, guarda chi si rivede. Volete venire con noi al mio locale? Ci divertiremo un mondo. Mi stavano dicendo cose brutte sul tuo conto, tesoro. Che fai indebitare le ragazze e poi le costringe a prostituirsi. Mentivano, non è vero? E tu credi alle stronzate simili? Ascoltami bene, non è affatto vero, ok? Io non potrei mai mentirti, principessa. Ah, la chiami sempre principessa. Perché non la chiami col suo vero nome, Tsukasa? O nella tua vita ci sono troppe principesse per poter ricordare il nome di tutte? Tsukasa? Ma perché fai così? Mi hai appena mandato un messaggio, non ricordi? Non potrei mai dimenticare il tuo nome, Makoto. Tan tan tan. Lo sapevo. Sono stata io a mandarti il messaggio. Sono 5 minuti in ritardo. Ho anche aggiunto tante emoji alla fine per farti credere che fossi Eiko. Ammettilo, tutte le ragazze cui spilli i soldi sono principesse. Non ricordi più neanche i loro nomi. Capisci, Eiko? Ecco chi è davvero il tuo ragazzo. Ma tu l'hai ingannato. Tu che ne sai dell'amore, eh? Io ho solo Tsukasa. Lasciami in pace, stronza. Hai rotto i coglioni. Orca troia. Sveglia! Tu sai già qual è la verità, solo che non vuoi crederci. Smettila di mentire a te stessa. Fai schifo. Vai via, stronzo. Mi fai schifo. Ma Tsukasa è l'unico che tiene a me. Nessun altro mi chiede com'è andata la giornata, come va il lavoro. Nessun altro mi tratta come fossi speciale. Una ragazza perfetta ammirata da tutti non potrà mai capire come mi sento. Smetti di raccontarmi le tue stronzate da studentessa modello. Ma questo non c'entra nulla con l'essere una studentessa modella o meno. Non starò mai in pace sapendo che al mondo esistono persone tanto malvagie. E di sicuro non me ne starò zitta a guardare un'amica che si rovina la vita così. Quanto a te, chiedi scusa a Eiko e da oggi in poi stalle lontano. Adesso cominci davvero a seccarmi con le tue stronzate, troietta. Non credi che ci andrò piano con te solo perché sei una ragazza. Ti darò una lezione che meriti. Provaci. Prenditela con me, stronzo. Come detto, bastard. Phoenix. Io vengo da una famiglia di poliziotti. Se davvero vuoi fare a botte, accomodati. Cosa? Io me ne vado, guarda. Maledizione, questa me la leggo al dito. Stronzi. Non era poi un tipo così tosto. Ah, che schifo. Eiko.
Ehi, hai visto? Quella ragazza stava litigando con un host. Che ci sono andati giù pesante. Ci siamo fatti notare. Seguimi, andiamone, andiamocene. Giusto, restando ancora qui potremmo avere solo guai. Oh, Eiko. Andiamo, via, corri. Santo cielo, no, Makoto, non so cosa... No, Makoto, non so scegliere. Perché? Perché? Non ci posso credere, ho colpito una mia amica. Hai fatto la cosa giusta da fare. Era l'unica cosa decente. Davvero? Speriamo. Io ho la pessima abitudine di farmi prendere dalla foga. Mi faccio sopraffare dalle emozioni. Ecco perché devo fare sempre molta attenzione a mantenere la calma. Ho visto con Kaneshiro. In questo assomiglio a mio padre. Tuttavia, non è quello il modo di comportarsi. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi intervenuto. Detto ciò, questo posto è interessante. Come hai fatto a trovare un posto del genere? Quante cose, sai? Vengo spesso qui, lo conosco da un po' questo posto. Ah, vieni qui spesso. Già, ho anche lavorato dietro il bancone. È difficile credere che tu sia un semplice studente. Hai molta più esperienza di vita di me. Oh, Makoto, trascorrere del tempo con te e conoscere a fondo Eiko mi hanno dato molto su cui riflettere. A seppellire la testa tra i libri si rischia di perdersi davvero molto. Credevo di sapere come funziona il mondo, ma adesso mi rendo conto di quanto fossi ingenua. Adesso capisco che ci sono cose che solo gli altri possono insegnarmi. Eiko ha detto che non supererei mai un esame d'amore. Ecco, non so come studiare tale materia. Come posso fare, Phoenix? Oh no, devo scegliere le mie parole con attenzione. No, non posso imparare nulla dalle storie d'amore da sola. No, non lo so, Makoto. Non lo so, va bene. Lo ammetto, lei era una delle tre candidate che avevo scelto. Non vi dico quali sono le altre due, ma sono confuso con questa musica sotto poi. Makoto, io... sono sicuro che troverai qualcuno. Giusto. Dopotutto, molti dicono che queste cose dipendono dal destino, quindi è inutile preoccuparsi troppo. Inoltre, in questa fase farei meglio concentrarmi sullo studio. Diamoci da fare per realizzare insieme i nostri obiettivi, Phoenix-kun. Perché? No! No, sono triste, dannatamente triste ora. Oh no. No, no, poverina. Ehi ragazzina, la vostra chiacchieratina intima andrà avanti ancora per molto? Scusi, è stato maleducato da parte nostra restare così a lungo avendo ordinato solo del tè. Oh, ma non preoccuparti, assistere alla vostra commediola sentimentale è basta avanza per il risarcimento. È come una fresca spruzzata di limone nell'aria, mi fa ricordare quando ero una ragazzina anch'io. Ok, beh, dobbiamo andare. Ciao Lala, ci vediamo. Grazie ancora per oggi, ci si vede. Ah, quei tre punti fanno male, perché io lo so che anche lei ci sperava. Non molto in realtà rispetto ad Anne, Makoto comunque mi sembra di aver capito che non c'è rimasta così male. Anne proprio, cioè è scappata via in lacrime probabilmente. Oh, ehi, sei libero di parlare adesso, c'è qualcosa di cui vorrei parlarti. Insieme siamo riusciti a mostrare Eiko la verità. E insieme potevamo stare, Makoto. Eppure, scusami. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Grazie davvero. Puoi sempre schiaffeggiarmi. Oh no, che risposta del culo. Nessun problema. Grazie. Mi sdebiterò tramite la mia attività di ladro fantasma. Quando Eiko si calmerà la chiamerò. Prima di farlo però, volevo ricevere un po' di coraggio da parte tua. Sì, ha aiutato. Penso di poter parlare normalmente con Eiko ora. Sono felice di stare dalla tua parte. È una fortuna avere un leader così così affidabile. Beh, ci sentiamo dopo. Ciao. Ah, no, perché mi ha chiamato leader e non un amico, qualcosa? Andava bene tutto, ma non solo un leader. Oh. Hai fatto una promessa a Futaba, vero? Sono certo che se la caverà. Oh, come sta Futaba?
Sono in pensiero, non ho sentito nulla, purtroppo. Non è come dormire fino a tardi la mattina. La scadenza è domani. Se Futaba non si sveglia... Ma anche se si svegliasse, riuscirebbe a reagire? Non ne sono sicura. Ci dobbiamo fidare di lei. Non abbiamo altra scelta. Già, dobbiamo fidarci. Sì. Pensate che stia facendo un lungo sogno, se dorme da così tanto. In fondo si dice che i sogni rielaborino i ricordi. Ha di certo bisogno di molto tempo per affrontare il suo passato. Figa, però sta dormendo da 2 settimane. Il suo passato? Pensi davvero che stia affrontando quella merda ora? Se è così, ha di certo bisogno di ancora più tempo per farcela. Considerando però come è stata in grado di manipolarci, secondo me ce la farà. Andrà tutto bene, credo in Futaba. Sì. Sono d'accordo. Beh, fai uno squillo se cambia qualcosa. Contiamo su di te. Sono d'accordo con Makoto, chissà cosa succederà. E chi è che mi scrive invece per l'ultimo giorno libero? EY. Haha, potrei andare da EY oggi. Ehi, che rilletto facile. Passa di qui se hai tempo. Sempre molto stretto e conciso EY. Stesso discorso di Oya per EY. Dobbiamo iniziarlo a fare molto di più, perché così sblocchiamo anche la sua richiesta di memento. Voglio lavorare. Ok, adesso ti dirò un po' di cose sul negozio. Per un amante delle armi come te sarà semplicissimo, vedrai. Sento di potermi avvicinare, perfetto. Cosa vuoi fare? Passare il tempo con EY? Assolutamente. Se lavori per il negozio, il tuo andare e venire non può essere sospetto, no? No, assolutamente, finché mi paghi. Se mi hai capito, porta la merce sul retro. Quale merce? Dove la trovo? Sbrigati a impacchettare queste cose, ragazzo. Devi sembrare il più presto un normale dipendente. Dovrai mandare avanti un'impresa rispettabile, eh? Anche se, onestamente, i clienti iniziano a scarseggiare. Qualcuno va in giro su internet a dire che vendo solo imitazioni. Quando ti fai una brutta reputazione, è difficile scrollarsela di dosso. Purtroppo, so cosa si prova. Un ragazzo come te. Stai passando un'esperienza simile. In caso contrario, immagino che non faresti nulla di tutto questo. Per non raccontarmi altro, però, non voglio i dettagli. Sei una brava persona comunque, EY. Credo di doverti raccontare cosa sta succedendo, visto che dovrai aiutarmi. Scommetto che i pettegolezzi sono all'opera di Tsuda. Hai sentito il suo nome al dinner, ricordi? In realtà è un luogotenente del club, del clan Ashiba. Lo stesso clan a cui appartenevo quando ero uno Yakuza. Uno Yakuza? Sapevo che eri un criminale. Hai le palle. Comunque, ai tempi del clan Tsuda era il mio fratello giurato. Ora però, con lui ho un conto sospeso. Il problema è che nell'ambiente sono piuttosto noto. Un passo falso e tutti mi verranno morto. E è per questo che ti ho coinvolto. Sembri normale, certo, ma hai fegato, ragazzo. Sei perfetto per spiare Tsuda. Spero di non averti spaventato con questa chiacchierata. Non proprio. Abbiamo fatto un patto, d'altronde, giusto? stupido. Sai, ho un debole per gli stupidi come te. Comunque, ora sai come stanno le cose, ok? Puoi agire di conseguenza. Mi aspetto molto da te, ragazzo. Oh, aggiungerò il menù speciale per ringraziarti delle informazioni dell'altro giorno. Grazie. Sento che il mio legame si sta rafforzando. Grazie, EY, anche se... In realtà tu sei una delle persone, anzi dei confidant più rotti con il tuo regalo di addio, perché i potenziamenti di EY sono il negozio e il potenziamento del regalo di addio ti sblocca tutto il negozio a gratis. Madonna, salve. Ehi, credevo di averti detto di non farti più vedere. Ma... È un cliente? Chiudi il becco, non sono affari che ti riguardano. Torna a casa a studiare, Kaoru. Tra poco hai gli esami da missione, ricordi? Ok. Allora vado. Quello è Kaoru, mio figlio. Si propone sempre di dare una mano e si preoccupa per quello che faccio. Forse non dovrei dire queste cose a un ragazzino. Beh, per oggi puoi andare a casa. Ottimo lavoro, ragazzo. Aiutare, mi ha aiutato, mi ha aumentato la perizia. Perfetto.
Sempre buono fare queste cose. Ci vediamo. Ecco, uno dei motivi per cui in realtà ho perso molto tempo con i Y, all'inizio perlomeno, è che lui richiede 4 di coraggio per fare i suoi ranghi. Cioè devi avere 4 di coraggio fin dall'inizio praticamente. È un fottio veramente. Ci vediamo. Ciao UI. Anche perché adesso Futaba si dovrà svegliare. La scadenza è domani, vero? Ma i ladri fantasma staranno facendo qualcosa. Ehi, cosa possiamo fare? Non avrei mai dovuto credere nei ladri fantasma. Cosa accadrà domani? La gente fa veramente schifo. Fa veramente schifo la gente, credetemi. Ed è domenica, perfetto. Oh, altri messaggi. Oggi è il giorno dell'attacco di Majed, vero? Temo che i ladri fantasma non possano fare nulla. Majed deve essere stato troppo anche per loro. Le azioni staranno crollando di nuovo. Forse il vero obiettivo di Majed era... Qual era il vero obiettivo di Majed? Chi lo sa. La nostra scadenza per Majed non era fissata per oggi. E Futaba sta ancora dormendo. Si mette male. Ehi, come va? C'è una cosa che devo fare. Oggi è l'anniversario della morte di Wakaba. Faccio questa cosa tutti gli anni. Ecco, ho preparato una tazza di caffè anche per te. È un caffè speciale? Futaba mi ricorda molto sua madre. È una ragazzina intelligente e come lei è anche una che segue le sue regole. Wakaba, il tuo lavoro e la tua bambina erano tutto per te. Perché sei dovuta morire così all'improvviso? A proposito, hai mai visto parlare di quel procuratore? Quella donna in tagliere, no? Ricordo che la cosa ti aveva preoccupato. Dovrei parlartene. Quella donna potrebbe tornare. Stava cercando di estorcermi alcune informazioni sulle ricerche di Wakaba. Proprio come avevamo sentito dire nel palazzo. Non serve che ti spieghi i dettagli di quelle ricerche. Ti basti sapere che causeranno diversi problemi. E ovviamente Wakaba ne restò coinvolta. Dissero che si era trattato di suicidio, ma io ho i miei dubbi. Dubbi? È possibile che sia stata uccisa? A quanto pare qualcuno voleva approfittarsi delle sue ricerche e usarle per a suo vantaggio. Non mi fraintendere però, non ho uno straccio di prova. È per questo motivo che non ne ho mai parlato a Futaba. Non volevo causarle altri guai. A giudicare da quel che ha detto nel palazzo, pare che anche lei avesse i suoi sospetti. Beh, una cosa molto sospetta effettivamente. Però c'è una cosa di cui mi pento. Accadde poco prima della sua morte. Wakaba mi disse: penso che potrei morire. Sorvolai, pensando fosse soltanto una battuta, se solo l'avessi presa sul serio. E questa è l'altra motivazione per cui mi sono spinto ad occuparmi di Futaba, la redenzione. Ha vissuto esperienze terribili, quella gente senza cuore non faceva altro che urlarle contro. Ehi, come si possono curare delle ferite emotive? Guariranno da sole, non lo so, basterà lasciarle in pace. Guariranno da sole. Concordo, io sto aspettando che accada, ma... Futaba! Ciao, Sojiro. Sono venuta a bere il caffè di mia madre. È freddo. Non puoi servire questa roba. Lascia stare, come sei venuta qui? Oh, a piedi. Stai bene? Perché? Non dovevo? Non è questo il punto. Sono solo sorpreso di vederti fuori casa. Ah, scusa se ti ho fatto preoccupare. È tutto a posto. Oh, Sojiro che piange. A proposito, che giorno è oggi? Oggi? È il 21. Ho come la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Majed? Oh, giusto. Occupiamocene subito, vieni. È un po' losca come cosa questa. Vieni con me, ti porto in un posto carino.
Quindi la gente che dirà? Pare che alcuni bancomat non funzionino. Ho sentito che stanno manomettendo il sistema. Sarà Mad Jed? No, impossibile. Ma la polizia che fa? Sono incompetenti. Neanche i ladri fantasma riescono a fermarli. Aspettate 2 minuti, vedrete che ce la faremo. Ora tocca a me dare una mano. Mad Jed. Allora, come li sistemiamo? Sta a te decidere, cerca di non esagerare. Annientali. Sta a te decidere. Ricevuto. Ehi, Futaba, non restare molto, non resta molto tempo. Sicura di farcela? Il gatto ha parlato. È un sogno. Mi rimetto a dormire. Non è un sogno, resta sveglia. Di qualcosa, Phoenix. Il gatto parlante, non ti preoccupare, ti spiegherò dopo. Certo. Fa presto, dai. Bah, non importa, andiamoci dentro. Sta solo picchiettando sulla tastiera. Sicura che funzionerà? Ehi, Futaba. Forse non può sentirmi. Sembra molto concentrata. Questo posto è davvero un macello. Mi sorprende che riesca a trovare la concentrazione. Futaba, dovresti pulire un po' nella tua stanza. Sono occupata. Non mi sta ascoltando. Beh, stare qui ad aspettare è veramente una noia. Diamo una bella ripulita. E che palle che sono una domestica. Guarda, guarda, tutto già pulito. Bravissimi. Ah, ora è decisamente meglio, non trovi? Già. Bene, Futaba, noi qui abbiamo finito. E tu? Non sente neanche una parola. Ah, vabbè, ci toccherà continuare ad aspettare. Mi addormenterò sul suo letto allora, così. Ed è già sera, incredibile. Sto dormendo seduto. Finito! Che c'è? È successo qualcosa? È finita. Finita? In che senso? Oh, è tutto pulito! Come mai? Siamo stati noi. A ogni modo, è proprio vero. Hai davvero sistemato Mad Jed? Sì, li ho sistemati e qualcun altro ha sistemato la mia stanza. Non capisco, ma mi piace. Oh. Futaba! Ehi, Futaba, che succede? Si è riaddormentata sulla tastiera. Sto digitando spazio. Sta dormendo. Beh, pare che la cosa si sia risolta. Sarà meglio tornare a casa e metterci a letto anche noi. Poverina. Ho sentito che i server della banca sono caduti. Non può essere vero, è impossibile. Ho paura, cosa succederà? La polizia farà qualcosa, se ne fregano, davvero. Di sicuro i ladri fantasma faranno qualcosa a riguardo. Meno male che qualcuno crede in noi. Bravi ragazzi. Piripipi. Allora, Futaba è sveglia? Fantastico! E si è sbarazzata il mio Jed. Ma la cosa più importante è come sta Futaba? È tornata a dormire e nel suo futone è tornata a dormire. Veramente? Deve essersi sentita esausta. Non possiamo darle alcuna colpa. Se Mad Jed è stato colpito, sicuramente se ne parlerà nei notiziari. Questo dovrebbe essere sufficiente a confermare che l'opera è stata compiuta. Allora perché non guardiamo le notizie tutti insieme? Sì, dovremmo incontrarci alle Blanc, come al solito. Vuoi davvero mangiare il curry e bere caffè gratis, Yusuke? Ci vediamo domani, ragazzi. Adesso dovremmo essere salvi, giusto? Spero proprio di sì. Ah, spero di poter riposare. Non saprei. Oggi evitiamo di uscire. Posso almeno fare gli addominali alla panca? Oppure, sai cosa faccio, Morgana? Devo leggere un libro. C'è un libro che devo leggere. Allora, vuoi dedicare un po' di tempo alla lettura? C'è un libro. Eccolo qui, lo spadaccino provetto. E come vedete, tutto quanto c'ha 1, 2. E questo è l'unico libro che c'ha 3, insieme ad altri che arriveranno. Ora, io tecnicamente devo leggere questo e altri libri che poi a Jinbocho prenderemo. Il problema è che richiede almeno 2 letture e questa è una rottura di palle. Va bene, io me ne torno a casa. Che palle. Un cuore che non indugia alla vera essenza del Bushido. Comprendere appieno lo spirito del samurai è utile, ma questo libro sembra piuttosto impegnativo. Già, non riuscirò a leggerlo tutto assieme. Hai ancora tempo per leggere, proseguiamo un altro po'.
Un cuore che non indietreggia è il segreto del Bushido. Ah, interessante. Ah, non ce la faccio. Questo libro lo stai divorando. Quel manuale sulla lettura rapida è servito davvero. Beh, fin dove sei arrivato? Non l'ho finito. Resteranno ancora diverse pagine. Le leggerai un'altra volta? Già. Questo libro lo dobbiamo leggere insieme ad altri libri che costa 3, perché ci darà un bonus importante nelle battaglie più avanti. Quindi? Che roba è? Dici sul serio? Impossibile, non ci credo. Non è uno scherzo, vero? Hanno perso, com'è possibile? Chi avrà perso? Noi o Majed? Chi lo sa? Ehi, i tuoi amici sono qui, vieni giù. Ehi! Siamo qui per vedere il notiziario e bere caffè. Ah, dell'acqua fredda. Finalmente in piedi, eh? Non essere così prigo solo perché sei in vacanza. Yo, sembri stanco. Non ci siamo messi belli comodi. Stando a diverse fonti, la scorsa notte il sito del gruppo di hacker Majed è stato attaccato. La pagina principale del sito per ora riporta quella che sembra essere il logo della Ladri Fantasma. Inoltre sono state pubblicate le generalità di un uomo giapponese, un possibile membro di Majed. Non sono quei tizi di cui la gente continua a lamentarsi. Majed deve ancora rilasciare un comunicato ufficiale. Inoltre la purificazione del Giappone che era stata annunciata non sembra essere stata attuata. Stando ad alcune voci, Majed se avrebbe preso la cosa seriamente fino ad annullare il proprio piano. Perfetto! Ce l'abbiamo fatta! Che avete da sorridere voi? È successa una gran cosa! Beh, piantatela, finirete per far scappare i miei clienti. Quali clienti? Dopo lo stop pubblicitario chiederemo ai nostri ospiti il loro parere sugli ultimi eventi. Ma se non c'è alcun cliente? Finiscila! Anche i miei clienti sono in vacanza. Oh merda! Mi sono appena reso conto che le vacanze sono quasi finite! Restano ancora 10 giorni. Vorrei andare da qualche parte, ma non possiamo lasciare sola Futaba-chan. Anche io sono un po' preoccupata, per quella ricerca, ad esempio. Ehi, è Futaba. Oh, ti sei appena alzata? Sì. Buongiorno. Io mi nascondo. Sembra un po' diffidente nei nostri confronti. Ehi, perché non andiamo di sopra? Se dovessero entrare alcuni clienti, si spaventerebbe ancora di più. Perché non vai con loro, Futaba? Divertiti. Comunque, tra poco saranno qui i miei clienti abituali. Non voglio che vi trovino qui a gironzolare. Già, ok. Il fatto che le azioni degli hacker non abbiano causato alcun danno non è altro che un dettaglio. Il vero problema è che il modo di agire della polizia è cosa più importante del governo. Che intende dire? Stanno davvero facendo del loro meglio per contrastare i ladri fantasma? Non è compito del governo creare una società di cui i cittadini possano vivere senza preoccuparsi? Sfortunatamente l'attuale governo è del tutto impotente e in quanto tale andrebbe sciolto. Credo di dover mettere a rischio la mia carriera politica e spero di poter creare una nuova realtà. Un nuovo sistema politico, libero da fazioni o partiti. Un paese in cui regnino l'ordine e la pace. Questo politico sembra piuttosto promettente. Devo dargli ragione. Spero possa fare qualcosa di rassicurante per noi anziani. Tu cosa ne pensi, capo? Oh, scusate, non stavo ascoltando. E che cazzo? Sempre molto distratto tu, sto giro, eh? Il timer avanza. Cosa sarà successo nell'aula di tribunale? Non è vero, nella sala interrogatori. La droga, eh? Chi sarà il nostro prossimo obiettivo? Per cui i ladri fantasma rubarono solo il cuore di Futaba Sakura e Majed venne sconfitto dalle abilità di hacker di lei. In effetti, combacia con ciò che sappiamo. Se fosse vero, allora, Wakaba Ikishi non si è suicidata. Forse un soggetto terzo ha attentato alla sua vita per distruggerne le ricerche. Wakaba è morta 2 anni fa, in coincidenza con l'inizio degli incidenti. E se questo altro viaggiatore del metaverso di cui parlavano Madarame Kaneshiro esistesse veramente? Ho già accennato brevemente a questi raptus e al loro impatto sul pubblico. All'improvviso la gente perde conoscenza o diventa violenta. Una situazione tanto anomala da non poter essere liquidata come condizione sociale problematica.
Sospettavo già che questi casi fossero collegati a un piano più ampio, architettato da qualcuno. Non mi era ancora chiaro il metodo, ma la tua storia conferma la possibilità. Ma non avrei mai pensato che la tua testimonianza ci fornisse un nuovo sospettato. Cosa pensa il tuo gruppo di questo altro viaggiatore del metaverso? Non è molto importante, purtroppo. Sta dicendo che non vi importa se degli sconosciuti innocenti vengono colpiti. No, non era quello che intendevo. Beh, non ha importanza cosa ne pensi. La tua determinazione è innegabile. La causa di questi incidenti siete voi o qualcun altro. Comunque sia, lo scoprirò. Non era quello che volevo dire, che se la gente crepa e allora non mi frega, sai, scusami. Non era assolutamente quello che intendevo. Procediamo con il tuo crimine successivo. Kunizaku Okumura. Dovresti ricordartelo bene, considerato cosa è successo. Cosa è successo? La tua testimonianza a riguardo sarà molto importante. Sono certa tu sappia il perché. Rispondi alla mia prossima domanda con molta attenzione. Cosa avete fatto a Okumura? Già, cosa abbiamo fatto a Okumura? Non lo sapremo finché non andremo avanti. Se penso che la versione cognitiva di una persona può trasformarsi in un mostro tanto orribile, questo significa che i nostri nemici non sono solo le ombre. Io pensavo che le altre persone fossero solo vittime, come gli schiavi del castello e il bancomat. Anche se sembrano vive, quelle persone fanno solo parte dello scenario. In altre parole, è il signore del palazzo a determinare la forza e la forma delle proprie cognizioni. Mi sarebbe piaciuto chiedere alla madre di Futaba a che punto fosse la sua ricerca. Ricerca, Stavo indagando su quella scienza psicognitiva, no? Proviamo a mettere insieme tutte le informazioni raccolte finora. L'abuso della scienza psicognitiva può condurre alla morte e potrebbe anche essere correlato a Raptus. Considerato l'aspetto cognitivo, infine, ho la sensazione che abbia un forte legame con il metaverso. Per di più, la ricerca potrebbe essere stata rubata e usata da qualcun altro. Ovvero quei tizi che hanno letto a Futaba-chan la falsa lettera d'addio. Se tutto questo fosse vero, quelle persone sarebbero imperdonabili. Ehi, Futaba, c'è altro che riesci a ricordare? Io stavo mangiando. È una ragazza difficile. Scusate, avevo fame. Ecco fatto. Questo odorino. Dai, non è giusto. Ma io ho fame, ho dormito 2 settimane. E tra l'altro, guarda come vengono risucchiati. Non ho letto, scusami Ryuji, cos'è che hai detto? Ehi, posso averne un po'? Cattivona, guarda come lo guarda male, cattivona. Perché non facciamo una pausa? No, Futaba. Stavo pensando. Anche se Futaba è un genio, può davvero spazzare via un collettivo di hacker così facilmente? L'hacker che ha provocato i ladri fantasma è un tizio che vive in Giappone. Non ero affatto preoccupata perché sapevo bene che i membri giapponesi di Mejed non erano niente di che. E come lo sai? Perché sono io la fondatrice. Che cosa? In che senso? Dobbiamo prenderti alla lettera? Già, all'inizio ero solo io, quando ancora mi chiamavo Hacker della Giustizia. Ma dato che mantenevo l'anonimato, un sacco di gente da tutto il mondo ha iniziato a usare il mio nome. Ed erano loro a commettere i cybercrimini. Smascherarli tutti era una scocciatura, così ho lasciato perdere. Quindi il vero Mejed era Futaba e noi stavamo lo sclerando per dei coglioncelli qualsiasi. Futaba, avresti dovuto dircelo fin dall'inizio. Ho abbandonato il nome di Mejed già da un po', ora sono Alibaba. E ora cosa farai, Futaba? Dato che ormai conosci il nostro segreto, vorremmo che ti unissi alla nostra squadra. Ok. Ah, così! Questo potrebbe anche rendere più semplice il nostro indagine nel Memento. Beh, si suppone. Beh, Futaba è un fenomeno, ci sarà di grande aiuto, no? Con lo sguardo perso nel vuoto. Dici, Futaba, come ci hai scoperto? Top secret. Dove hai imparato ad hackerare? Informazione riservata. Quando hai ottenuto il Navi?
Mi rifiuto di rispondere. Futaba-chan è davvero particolare. Però sarà un bel problema se non si aprirà un po' con noi. Quantomeno sarebbe necessario poter comunicare normalmente con lei. Cosa dobbiamo fare? Conosciamola meglio, va bene così com'è. Conosciamola meglio. E come? Per prima cosa dovremmo aiutarla ad aprirsi di più con noi. Se passeremo con lei un'intera giornata, forse comincerà ad abituarsi alla nostra presenza. Che cosa? Capisco, il tempo non manca, grazie alle vacanze estive. Possiamo cominciare domani. Andiamo in spiaggia, lì ci sarà un sacco di gente. Poi in quel deserto ci siamo disidratati. È un'ottima idea, in effetti non sono ancora andata in spiaggia. Scusate. Passerò domani, ci vediamo allora. Ma io non ho voce in capitolo in tutto ciò. Darò una mano anch'io, non ho niente in programma. Hai anche vinto un concorso d'arte, quindi sei libero, Yusuke. Grazie, possiamo preparare un programma con tutti gli altri in base alla loro disponibilità. Ok. Oh, ma perché decidete a nome mio? Ce la farò? Buona fortuna, sarà un disastro, buona fortuna. Oh, Micio, perché io? Lo stress è il peggiore nemico della bellezza, sa? Come faccio a stare calma? Lo comprendo, i suoi sentimenti. Grazie all'incidente con quegli hacker, ora la gente ci chiama incompetenti. E come se non bastasse, i ladri fantasma dichiarano di essere nel giusto. Ma non fatemi ridere. Majed potrebbe essere stato sbaragliato dai ladri fantasma stessi o da qualche sostenitore. Non hanno lasciato alcuna traccia, devono essere piuttosto abili. A ogni modo, per il grande pubblico, solo i ladri fantasma ad aver smantellato la minaccia. Stanno guadagnando favori e accrescendo la loro influenza più velocemente del previsto. È una situazione anomala. Inizio a sospettare che si stia verificando una manipolazione di massa. È anche possibile che dietro di loro ci sia una figura potente, capace di architettare i Raptus. Se solo avessi capito prima. È raro sentirti parlare con questo tono. Per il bene della mia giustizia, non li perdonerò. Akechi. Akechi. Sì, chi è? Ehi, ho sentito gente che parla di noi sul treno. Tutti a dire quanto siano fighi i ladri fantasma. Anch'io ho sentito voci, è ormai un argomento diffuso. Beh, siamo stati bravi, lo so. Onestamente, le vittime di un attacco di Majed sarebbero state di un numero enorme. Non c'è da sorprendersi che ci riveriscano per averli fermati. Buono a sapersi, ci è mancato poco. Buono a sapersi! Già, tutto grazie ad Alibaba, sei stata fantastica. Niente di che. Oh, ora che mi viene in mente. Quel discorso dei bancomat e delle banche che si fermavano? Non c'entrava Majed, vero? No, era una cosa diversa. Per cui la gente si era agitata per un semplice coincidenza. Quello, o le voci non erano vere fin dall'inizio. In queste conversazioni sei più verboso del solito. Davvero? Allora sto zitta. Cosa? Non credo di aver capito, ma credo che sia arrabbiata. Dovresti chiedere scusa, Yusuke. Io? Perché? Andrà veramente tutto bene. Devo ammettere che il futuro un po' mi preoccupa. Andrà tutto bene, non preoccuparti, dai. Addestrare Futaba sarà impegnativo, molto più di che risvegliare il cuore di qualcuno. E immagino di non poter uscire stasera, vero? Ora sì che riconosco i miei ladri fantasma, lo sapevo che ce l'avrebbero fatta. Questo dimostra in modo definitivo che la giustizia è dalla parte dei ladri fantasma. Potresti avere ragione. Vero? È fantastico! Anche chi criticava duramente i ladri fantasma ora è praticamente costretto ad accettarli. La notizia si è diffusa in un lampo. Le darò un'ulteriore spinta sul mio sito. Scommetto che domani l'indice di gradimento schizzerà alle stelle. Non vedo l'ora di vederlo. Perché fra tutti lui è il più entusiasta. Beh, la notizia ha effettivamente fatto molto rumore. Sono ansioso di vedere cosa succederà. Ah no, posso uscire forse? Hai niente per me? In realtà no, se qualcuno è libero più di te, guarda, sarei anche più contento. No, mi sa che l'unico libero è proprio lei, anche perché i fumi è bloccata. Sul serio? Però chi sei tu? Vediamoci al bar.
Potrebbe esserci un problema. Non vediamoci al bar oggi. Dobbiamo vederci altrove. Ma devo spegnere il telefono. Ci vediamo di fronte al bar comunque. Conto su di te. Sta maledetta ubriacona. Accidenti. Che fastidio. Dov'è quell'idiota? Merda, nasconditi. Ohia, eccoti. Cosa pensavi di fare costringendomi a cercarti ovunque? Capo, cosa fai qui? Dovrei chiedertelo io, perché hai il telefono spento? Stai facendo qualcosa che non vuoi che io sappia? No, niente affatto. Oh, mi si è scaricata la batteria. Ero impegnata per le ricerche sui ladri fantasma, così... Sei sicura? L'altro giorno ho ricevuto delle lamentele dai piani alti. Ultimamente sei stata vista mentre ficcavi il naso in posti non legati ai ladri fantasma. Ma è ridicolo, ultimamente sto seguendo una pista calda. Chi te l'ha detto? Non ha importanza, il consiglio mi sta mettendo pressioni. Non farmelo ripetere, perché stai facendo delle ricerche tenendo la società all'oscuro. Non sto facendo nulla, davvero, sto... Di che si tratta? Ok, te lo dico. Promettimi solo di mantenere il segreto, ok? In realtà ho una relazione con questo ragazzo. Cosa? Ma non è un minorenne. Già, ecco perché sono stata così riservata. Stiamo di certo infrangendo qualche legge. Nascondere la nostra tresca è più difficile di quanto credessi. Forse qualcuno ci ha visti. Da una persona specializzata in articoli falsi mi aspettavo bugie migliori. La prossima settimana voglio le tue dimissioni sulla scrivania. Se non arriveranno, ci penso io. Quindi hai deciso che sto mentendo e la chiudi così? Falla finita, sono già abbastanza infastidito dal fatto di averti dovuto cercare fin qui. Aspetta, è davvero un appuntamento, vero tesoro? Non dirlo a nessuno però, va bene? Cosa? Visto? Dobbiamo essere molto discreti. Il suo liceo ha le regole rigide sulle relazioni con gli adulti. Ohia, lo stai ricattando? Siamo onesti, non è il fisico per poter puntare ai liceali. Ehi, piano con le molestie. Inoltre il nostro amore va ben oltre l'età e la logica. Già. E va bene, cerca solo di rispettare le scadenze, ok? Ma certo, allora, possiamo andare? Solo un'altra domanda. Avrei giurato che tu fossi qui per indagare di nascosto sul caso della tua ex collega. Eh? Allora, Oya, il film sta per iniziare. È così? Come ho già detto, sono qui per motivi personali, te lo giuro. Hai perso la tua credibilità quando hai iniziato a comportarti così. Va bene, mi faccio da parte. Ma non fate nulla di strano, ok? Il consiglio mi ha chiesto di tenerti d'occhio. Ti ho avvisata. Grazie, quello è uno dei miei dirigenti per il lavoro. Un bastardo arrogante, vero? È il tipo a cui qualsiasi donna in un bar darebbe 2 di picche. Comunque, sono sorpresa. Cosa? Non solo hai delle buone fonti, ma sei anche un attore decente. Sei il tipo con cui berrei volentieri qualche drink dopo il lavoro. Peccato per l'età. Sento di essermi avvicinato. Ubriacona molesta lei. Mi stai troppo sulle palle, Oya. Ti odio. Beh, per oggi può bastare. Tornando a casa, non fermarti in posti strani, ok? Ma neanche tu, Oya, dovresti farlo, visto che sei un'ubriacona. Chissà dove... Porca troia, io spero che questa non guidi. Ci si vede. Madonna mia. Io ho detto di Mishima, ma Oya è veramente peggio che peggio. Ehi, giovanotto, sei andato dritto a casa, giusto? Senza deviazioni? Hai la stoffa per fare l'attore, cavoli, mi hai salvato. Quando sono tornata in redazione mi hanno chiesto solo il rapporto quotidiano, non potevo crederci. Potresti essere un buon contatto, aspettati una chiamata molto presto, potrebbe servirmi all'aiuto. Naturalmente ti ripagherò con la forza del giornalismo, scriverò un bel pezzo sui ladri fantasma. Era il nostro accordo dopo tutto. Sì, lo è, quello sarà una cosa reciproca, non preoccuparti. Ma ehi, per essere un liceale hai del fegato. Già, lo so. Beh, sono sicura che pian piano ci conosceremo meglio, perciò fammi sapere se ti servono alcune succose notizie. Ciao ciao. Madonna, quanto mi stai sulle palle, Oya, io ti odio.